poker all'esordio come nel 2011. Cari Tere Conti allo scudetto, credeteci, pareggia un'altra squadra dalla scorsa stagione. I nuovi hanno tutti dato una buona impressione. La Juventus perde, Allegri ma non il vizio. Lo 0-1 a Parma è proprio un buon inizio. La risolve Chiello, in panca Martuscello. Il gioco già comincia ad essere più bello. Mihajlovic eroico, in barba alla leucemia, in panca con i segni della sua malattia. L'Italia si commuove ma il Bologna non si sprona, nonostante l'uomo in più, solo un pari col Verona. Neanche un tiro in porta, un Milan deludente. L'Udinese vince con Becca un esordiente. Frasuso trequartista e Borini mezzala. In troppi fuori ruolo, formazione poco chiara. Tanti ad elogiare il mercato fatto dai sardi, ma le bombe di st'estate attualmente son petardi. Il Brescia ne ho promosso, parte al meglio grazie al Predo. Bomber anche in A, francamente io ci credo. Tre punti per il Toro con il duo Zazzabelotti, ma contro il Wolverhampton serve un match con i botti. Lazio travolgente, Sampdoria cola brodo. Di Fra non ci siamo, c'è da lavorare sodo. La Roma di Fonseca è come era previsto. Gran ma il reparto difensivo va rivisto. Per tre volte il Genoa rimonta lo svantaggio. Vediamo se riuscirà a salvarsi prima di maggio. La Spalva sul 2-0, partenza in pompa magna, con le reti di Francesco e Petagna. Ma poi l'Atalanta ne fa tre, ribalta tutto. Come con i Viola, Muriel doppietta al debutto. I soliti azzurri, belli e spettacolari, ma la Fiorentina non demeritava il pari. Quattro gol stupendi e spugnato il Franchi. Di arrivar secondi ormai penso siano stanchi. Scusate per l'assenza in questi mesi estivi, ho avuto dei problemi e momenti negativi, ma ora di ripartire ho una voglia che freme. Pronti per goderci un'altra stagione insieme.